ha detto venire. Preferisco il vecchio bus. Non insisto, che gusto il bus. Franco, aspetta. So tutto. Avrà, è festa sera, se no mio fratello è rovinato. Ti ha tombolato! Quante volte ti devo dire di starmi a debita distanza? Ma ciccio! Niente ciccio, sono il dottor Francesco Grassiani. Andiamo, presto. Ciao.
Buongiorno, dottore. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, dottore. Lucarini, poi passi nel mio ufficio. Senz'altro, dottore. Buongiorno, dottore. Agli ordini. Ah, sì? Non mi saluti, eh? Ci penso io. Pronto? La signora Graziani? Sono una voce amica. Suo marito la tradisce. E chi poteva essere? Quel rompiscatolo di Lucarini. E io tiro la catena. Per il protocollo, capo. E me la scarichi così, fra capo e protocollo. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei conferire col dottor Lucarini. Non è meglio il dottor Parmigiani? E perché? Lucarini è antipatico. Non me lo devo mica sposare. Mi faccia il passo per il dottor Lucarini. Allora le faccio il passo romano. Perché? È nostalgico. Oh. Per lei. Grazie. Buongiorno. Vorrei Buongiorno. Essere ricevuto dal dottor Parmigiani. Bravo. Lei sì che se ne intende. La faccio ricevere subito. Grazie, è molto gentile. Permette? Prego, s'accomodi. 10 minuti d'anticamera e lei avrà il suo Parmigiani. Fermo. Seduto? Comodo? Sì, sì, benissimo. Vuole un caffè, qualcosa da leggere? No, grazie, attendo di essere introdotto. Bravo, non si muova. Fermo! Non si agiti, si distenda, così. Grazie, dottor Lucarini. Allora mi faccio vedere giovedì. Sì, giovedì. E non dimentichi quel documento. Arrivederla. Insomma, quante volte devo suonare prima di farla smuovere? Basta una. Ho suonato 3 volte. Non mi è risolta. Lei mette in dubbio che io abbia suonato 3 volte. Io non metto in dubbio. Sarà il suo campanello che non funziona. Aspetti qui. Facciamo una prova. Io vado a pigiare e lei vede se scatta. D'accordo. Prego. E allora scatta o non scatta? Non scatta, ma ha pigiato bene. E come pigiavo? Guarda, mi sono slogato un dito. Ma che fa ridere? Io mi sono infortunato l'indice per pigiare e lei ride. È un riso nervoso. Prenda una camomilla. Insomma, faccia riparare il campanello, mi è necessario. Chiami gli elettricisti. Subito, dottore. Mi passi il reparto elettricisti. Pronto, reparto elettricisti. Mi sono sbagliato. Lei si può alzare. Me lo fa il passo per il dottor Parmigiani. Lei passa senza passo. Ecco il dottor Parmigiani. Dottor Parmigiani, glielo mando? Va bene, Franchini, me lo mandi. Me lo tratti bene, è un mio amico. Vada, vada. Grazie, e speriamo che non mi faccia ritornare. Speriamo, se dovesse tornare mi avverta. Così porto un po' di biancheria da stirare. Vada. Il 288 l'ho già dato. Ci metto un attimo. No, grazie. Allora basta così. Buongiorno. Buongiorno, signora. Guardi che il guanciale di ieri non mi è piaciuto. E che c'aveva? Era un po' anzianotto. Che dice, signora? Grazie, qui tutto signora. Giovane. Merce e cliente. Buongiorno. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno, signora Graziani. Ciao, Rita. Oh, carissima. Mi dia... Un etto di parmigiano da 150 lire. Mezzo chilo di parmigiano stravecchio.
come mai tu così presto? Ho una giornataccia, il parrucchiere alle 10, la sarta a mezzogiorno, all'1 l'aperitivo con la moglie del console. Ti capisco, io per fortuna ho un solo appuntamento con la lavatrice a gettoni. Altro? Un etto di prosciutto tagliato fino. 3 etti di prosciutto tagliato spesso, il migliore. San Daniele? Di Praga, aiutiamo quei poveri cecoslovacchi. E poi una scatola di burro made in Swiss, svizzero, e 2 etti di olive giganti. E a me una cofana di burro e 3 chili di olive mastodontiche. Che fai, passi diritto? Porti i cappuccini nelle stanze. Non lo sai che qui c'è la fermata obbligatoria? Sono nuovo. Vieni che ti invecchio io, posa il vassoio. Non si riempiono i bicchieri fino all'orlo. Poi sbarelli, i cappuccini si versano e mi sporchi il corridoio. Ti impressionano le armi bianche? Tolgo la parte bruciacchiata per i funzionari delicati di stomaco. Puoi andare. Franchini! Questo elettricista arriva o non arriva? È arrivato, dottore, tutto a posto, c'era un guasto nel quadrante. Allora adesso posso suonare? Sì, ma a basso volume, qui si lavora. Posso? Sì, grazie. Non capisco perché il cappuccino mi arriva sempre con il colletto. Non penserà mica che lo beva io, vero? Nemmeno lontanamente, anche perché lascerebbe le tracce del rossetto. Non si accosti. Dottore, com'è sensibile. Ho paura dei suoi capelli, se li perde facilmente. Impossibile, li lacco. Le cadono laccati. Mia moglie ne ha trovati 2 sulla mia spalla. Mi dispiace. Chissà che scenata, eh? Mia moglie non fa scenate. Ma data la mia posizione e i miei principi, se durante le ore di lavoro volesse mettere una cuffietta o... Ma dottore, una retina... Ma io ricevo il pubblico. Sì, è vero. Allora cerchiamo di non contattarci. D'accordo, dottore. La prego di dare una giusta dimensione al mio caso, grazie. Sì, dottore. E mi chiami il capusciere. Sì, dottore. Anche il plunchecchino con il colletto risparmiano sul lievito. Alla firma del capo divisione. Questo ministero mi sembra il paese dei campanelli. Dove vado prima? Da chi ti pare, tranne che da Lucarini. Oddio, il capo divisione. Franchini! Dica, dottore. Finalmente si è degnato di accorrere. Non mi degno. Sarebbe a dire? Si è acceso il numero 1, il capo divisione. Dove maggiore c'è, minore cesso. Cessa! Per le donne, lei è un uomo. No, Lazzaretti, come capo di gabinetto io le dico che la cosa non si può fare. È inutile disturbare il ministro. No, Rita, ti sbagli. È permesso. Ti chiamo dopo. Avanti. Ciao, Ciccio. Che fai? Che sussurri? Un saluto confidenziale. Niente confidenze qui dentro e stai a debita distanza. Va bene così? E non te lo fare ripetere più. Questi muri hanno occhi, orecchie... Naso, gola. Ma che sono muri otorino-laringoiatri?
Ma se lo sanno tutti che ho sposato tua sorella. Purtroppo, però io non voglio essere accusato di nepotismo. Di cognatismo, semmai. Basta con questa diatriba, andiamo al sodo. Andiamo, che cosa ho fatto questa volta? Non so quanto c'entri in questa faccenda. Il fatto è che da qualche tempo mia moglie riceve delle telefonate anonime. Di gente senza nome? Allora io non c'entro, tua moglie mi conosce, mi chiamo Franco. Non celiare. Queste telefonate incrinano l'armonia tra me e mia moglie. E quando mai tu e Rita siete stati armoniosi? Che ne sai tu? Che hai potuto vedere? Ho potuto sentire. Piatti, strilli, botte, bottiglie, bicchieri. Botte mai. Sono troppo educato per picchiare mia moglie. Tu no. E lei maleducata. Basta! Ti proibisco di entrare nella mia intimità. D'accordo, resto sulla soglia. Scusa, mi sono agitato. Sapessi cosa dicono di me in queste telefonate? Lo immagino. Che sei un disgraziato e una cosa fitusa. Che tratti male tua cognata e che non gli dai un passaggio in macchina quando piove. E questo sarebbe niente. Già, è la verità. Parlano di mie avventure galanti, di trascorsi amorosi. Ma no, non è possibile. Tu sei un insensibile, un freddo, un asessuale. Sembro, appaio. Mi impongo una disciplina. Ciccio, tu mi stupisci. Niente, niente, sotto, sotto, tieni il sangue caliente. Sono un uomo che però è conscio dei suoi doveri di marito e di funzionario dello Stato, religioso e timorato. Questo è vero. Tutte le mattine ti batti il petto. Perché tu non servi messa tutte le domeniche? E me ne vanto. E se mi dai qualche giorno di permesso, la servo anche di feriale. Andiamo al nocciolo. Siccome credo, ritengo e opino che le telefonate anonime partano da qui dentro, vorrei che tu allungassi le orecchie. Non ti bastano questi padiglioni? È un modo di dire, perché tu andando in giro per gli uffici, per i corridoi, puoi captare qualche indizio di complotto ai miei danni e riferirmi. Insomma, devo fare la spia. Siamo parenti, no? Sì, ma a debita distanza. Le distanze si possono accorciare. Mi sta bene, tu accorci le distanze e io allungo le orecchie. E ora firma anche questa, così me ne vado. Non posso firmare se mi stai a ridosso. Ho capito, riprendo la debita distanza, firma. Non posso firmare comunque. Questa pratica manca di accertamenti, è incompleta. Un capo di visione se ne frega degli accertamenti. E no, dei limiti, solo il ministro se ne può fregare. E poi che ti importa se firmo o non firmo? A me niente, pensavo a quel poveretto. Quel poveretto può rifare un'altra domanda. Ripensaci, Ciccio, puoi rovinare un padre di famiglia. Basta! Stai al tuo posto, non prendo da te lezioni di etica. Ma che dici, io dare lezione a te un laureato? Comunque, Ciccio. Chiamami dottore. Sì, dottore. Però le cattiverie si pagano. Fuori! Scusi, dottore, se l'ho chiusa piano. Signorina, informi il suo capo di visione che il signor ministro gradirebbe vedere perfezionata la pratica 288A. Come, quando? Subito! D'accordo, commendatore. Dica pure a sua eccellenza che il dottor Grassiani farà tutto il possibile. Sì, anche l'impossibile. Dottore, ha telefonato il capo di gabinetto di sua eccellenza. Desidera che la pratica 288A parta subito. Me la trovi. Se non l'ho già firmata, me la trovi. Subito, dottore. Vado. Per favore, mi dà la cartella per la firma. Grazie. Incredibile!
Nessuno sa niente della pratica 288A. Nella mia divisione non era mai successa una cosa simile. Dottore, ma quella pratica non è stata mai istruita. Istruita o ignorante, dovete trovarla entro 10 minuti. Interessa il ministro e deve saltare fuori. Dottore, mi permetta. Franchini, le sembra il momento di mettere bocca? Io non voglio mettere bocca, volevo... Silenzio, fuori! Peggio per lei. Che intende dire? Che la pratica 288A potrebbe essere quella che lei ha buttato nel cestino. È proprio la 288A. Che le dicevo? Strano, noi protocolliamo sempre per numeri progressivi, senza lettere. Eh già. Che significa questa lettera A? Accelerare. Gliel'avrà fatta mettere Sua Eccellenza. Beh, sì, forse. Loro possono andare. Buongiorno. Scriva 2 parole di accompagno e la consegni a Franchini. Che la spedisca subito senza l'iter burocratico. Potreste dirmi anche grazie. Di che? Della bella figura che mi hai fatto fare davanti a tutti? Era meglio se non trovavi la pratica. Potevi dirmelo a 4 occhi. Un'altra volta metterò gli occhiali. Poche confidenze qui dentro. Ricordati che sei sempre un usciere. Vai, vai. Attento, dottor Ciccio. Le cattiverie si pagano. Fuori! Vado. Signorina, mi dia il capo di gabinetto di Sua Eccellenza. Pronto, commendatore. Sono Graziani. L'ho disturbata solo per dirle che la pratica 288A sta partendo. Me la saluti! Usciere! Agli ordini! Franco, fammi un favore. Grazie per il franco, non sono più usciere? L'orario di ufficio è scaduto testé. Sei un pignolo. Guardami le spalle. Che c'è qualcuno che ti vuole assassinare? Che dici? Con tante nemici che hai. Guarda se sulle spalle c'è qualche capello di donna. Hai avuto un rendezvous? Sciocco, la mia segretaria se li perde e mia moglie me li trova. Ah, fammi vedere. Statti fermo, non ti muovere. Statti fermo e non ti muovere. Ecco, forse qui. Sì, fammi vedere. Eh? Fammi vedere. Ecco, guarda che c'avevi. Per fortuna che sono previdente. Grazie e buon pranzo. Signorina, telefoni per la macchina. Subito, dottore. Non glielo dare un passaggio a tuo cognato. Non glielo dare. Però le cattiverie si pagano. Brava! Mi hai fatto gli spaghetti alla puttanesca. Ti ho fatto la puttanesca senza spaghetti. Solo capperi e olive. Solo olive, senza capperi. Non capisco, perché tutte queste olive? Ringrazia tua cognata. Ah, te le ha regalate lei? Me le ha fatte comprare per dispetto. Io ordinavo un etto di parmigiano e lei mezzo chilo, stravecchio. Io ordinavo un etto di prosciutto e lei 3 etti, cecoslovacco. Per umiliarmi. Quando lei ha ordinato un etto di olive, io ne ho ordinate 3 chili. Su, non piangere. Ci è andata bene. Pensa se ordinavo un etto di caviale. Dovevamo fare la cessione del 1/5. Vuol dire che invece di mangiare la pasta, mangeremo l'antipasto. E dopo ci faremo una bistecchina. Che bistecchina? Mi hai lasciato 4.000 lire. Eccole qua. Perdonami, Franco. E di che? La nostra disgrazia sono mia cognata e tuo fratello. Beh, mangiamo. Però, mica male. Olive giganti sono. Lo so. Ma io preferisco le bistecche nane. Puoi andare, Lina, servo io il dottore. Cos'è questo, il bacio di Giuda? Perché, cara? Perché questi sono capelli. Erano sulla tua giacca. Beh, gli anni passano e i capelli mi cadono. Ma guarda, ti crescono neri e ti cadono rossi? Questi sono capelli rosso Tiziano, capelli di donna. E non mi dire che sono della tua segretaria, perché li ha castani, come quelli dell'altro ieri. Piano, parla piano, c'è la cameriera, ci sono i vicini. Sì, sì, piano, io parlo piano e tu rispondi piano. Chi è? Hanno bussato? Dopo busso io. Chi è la rossa? Non conosco rosse.
Tu hai una rossa, dimmelo, mascalzone, ipocrita e farabutto. Confessalo che hai una rossa. Rita, non ti consento. Io sono un uomo retto, corretto e morigerato. No, tu sei un vigliacco, un traditore, uno zozzone. Ah, no, zozzone non me l'ha detto mai nessuno. E te lo dico io. Zozzone, zozzone, zozzone. Rita, non mi provocare. Tu non conosci l'ido degli onesti. E fammela conoscere, onesto, disonesto. Che vuoi fare? Mi vuoi picchiare? E picchiami, e picchiami, e picchiami! Mi hai picchiato! Mi hai picchiato! Scusami, è stato uno scatto involontario. Ah, sì? E ora vedrai lo scatto volontario! Rita, no, eh? Non lo fare! Rita, è il servizio buono! Ti prego! E tu fermati, non girare! Ma che sta succedendo? Le cattiverie si pagano. No, la zuppiera no, no! Chi sarà il mio nemico? Rita. Rita, perché ti sei chiusa? Aprimi, non fare la bambina. Rita, c'è la cameriera ancora in giro. Domani devo andare a lavorare, ho bisogno di dormire. Dormi sul divano. Finché non sarai pentito, non contaminerai il mio letto col tuo corpo peccaminoso. Ho l'influenza di Mao e non voglio contagiarla. Preferisco dormire sul divano. Signore, voi sapete che sono innocente. Offro a voi il calvario di questa notte. Domani vi verrò a trovare e vi dirò tutto di persona. Eccolo là, è caduto. Ma che dici, spegni? Anche questa volta l'ha fatto dormire sul divano. Domani va in chiesa. E lascialo in pace, quel poveretto, dormi. Sì, sì, mi faccio ancora due canapè con le olivette e poi dormo. Cinci. Eccomi ai vostri piedi, signore, con il cuore pieno di amarezza. Mi sta succedendo di tutto. Voci anonime che mi diffamano. Capelli di donna sul bavero della giacca, sul piede di spaghetti, sulla testa. Ed io sono innocente come l'Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Amen. Forse ho commesso qualcosa che sfugge all'esame della mia coscienza. Aiutatemi allora, illuminatemi. Ditemi se ho peccato ed io farò ammenda. Sì, hai peccato di superbia. Hai abusato della tua autorità contro i deboli. Non tendi la mano ai bisognosi. Sei duro a firmare. Ho creduto sempre di fare il mio dovere, di attenermi alle mie responsabilità. Se vuoi essere in pace con la tua coscienza, ama il prossimo tuo come te stesso. Tratta bene gli uscieri e firma qualche pratica in più. Sì, signore. E quando piove, se una motoretta ti segue, voltati indietro. Potrebbe essere un congiunto da accogliere nella tua auto ministeriale. Lo farò, signore. Farò tutto quello che volete. E ora va, figliuolo, non indugiare oltre. Sono le 8:25. Arriveremo tardi. Con tutto il rispetto, mio signore, andate avanti. Sono le 8:20. Signore,
Sono un mascalzone, un disgraziato. E mi dovete mandare all'inferno per quello che ho fatto. Ma l'ho dovuto fare. Ciccio si stava perdendo da quando è stato promosso capo divisione, è diventato una carogna, peggio dell'ispettore Sterling. Come? Cosa dite? Che l'ho fatto ad usum delfini? E che significa? Ah, per mio tornaconto. Beh, sì, anche. Ma lui mi tratta male, mi umilia, mi tiene a debita distanza, mi manda a comprare le sigarette e se voglio aiutare qualcuno, butta la pratica nel cestino. Signore, io sono un usciere onesto, voi lo sapete. Non prendo bustarelle, non sfioro mance, non becco peccacce. Cosa? Che dite? Sì, avete ragione. Sono stato cattivo, ma vi prometto che non lo faccio più. Niente più telefonate anonime, niente più capelli sulla giacca. Però ditemi la verità. Mi volete bene? Quando ero là dietro potevate incenerirmi, invece mi avete suggerito tutte quelle belle parole. Bramosia del potere. Sordo alla voce dei fratelli. Voltati indietro. Anch'io vi voglio bene. E domenica vi servirò una messa con i fiocchi. Questo umile gregario vi ringrazia dell'onore e della fiducia. Farò del mio meglio per non deludervi. I nostri amici sanno di avere puntato su un cavallo di razza. Grazie, monsignore, per avermi paragonato al più nobile degli animali. Ora pensate a galoppare. Vi vedremo sicuramente al palo e fra i primi. Uniquique sum. Non prevalebum. Arrivederci. Franchini, venga nel mio ufficio. Subito, dottore. Chiudi quella porta. Qui, tra le mie braccia. M'ha baciato, oh che felicità. Ma che succede? Franco, sono stato toccato dalla grazia. Ho visto. Mi porto deputato. Onorevole? Sì. A mia insaputa la direzione del partito mi ha incluso nella lista dei candidati. Al Parlamento? Sì, e mi ha preparato anche il materiale propagandistico. Ma allora tu puoi diventare uno di quelli che possono dire: onorevole Moro, lei non mi ha convinto. Onorevole Piccioni, si svegli. Onorevole delle Fave, lei è buono solo col pecorino. No, no, questi non li posso attaccare. Milito con loro. Sono un biancofiore, simbolo d'amore. E allora con chi te la prendi? Hai voglia? Collongo, Paietta, Covelli, Michelini, Zucca, Ravanelli, Tremelloni. Melanzane, pomodori. E lancerò anche una frecciatina alla Malfa e a Malagodi. Stai attento, quelli parlano bene. Non conosci la mia dialettica? Guarda. E la tua dialettica? No, il mio volantino elettorale. Nella lista dello scudo crociato votate il numero 23, dottor Francesco Grassiani. Ma allora cosa fatta? Ho un cognato onorevole. Magari per essere eletto deputato devo galoppare e tu sarai il mio galoppino. E divento deputatino. Diventerai il mio segretario particolare. Mi sta bene, mi alletta. E che cosa deve fare un galoppino? Propagandare il mio nome. Distribuire volantini, attaccare manifesti, spalleggiarmi nei comizi, parlare a questo, parlare a quello. Tu hai molti amici qua dentro, fai molti favori. E poi sei ben voluto nel quartiere. Il macellaio, il giornalaio, il portiere. Votate Francesco Grassiani, votate Francesco Grassiani. E il mio nome si spande come una macchia d'olio. E tutti hanno paura di macchiarsi. Cosa intendi dire? Volevo dire che non è facile convincerli. Al ministero, nel quartiere, ovunque. Sei antipatico a tutti, ti dai le fotte. Prima, ma adesso sono cambiato, ti puoi fidare. Farò del tutto per rendermi popolare. E va bene, ci proverò. Bravo. Prenditi questi volantini, vattene a casa e incomincia a impostare la mia campagna. Li devo impostare? No, devi darli a mano, brevi manu. Così? Darli come vuoi, basta che li fai circolare. Alle 2:30 ti aspetto a casa mia con tua moglie a colazione. Ciccio, sei veramente cambiato. Erano anni che non ci offrivi un grissino. Vai, vai, Franchino. Cadono le barriere, cadono le frontiere. Cadono i volantini. Quel signore le vuole parlare. Chi è? Posso parlare?
puoi fare quello che vuoi. Come se fossi a casa tua. Allora posso uscire? Uscire no. Beh, ora sì che mi sento a casa mia. Anche mia moglie non mi fa uscire. Bravo, così devi essere, allegro. Dobbiamo rompere il ghiaccio. E ci facciamo una grattacheca. Ma quante volte vi devo dire che avete sbagliato persona? Non sono un industriale sardo, uno sceresicolo sono. E per il riscatto vi potrei dare il mio stipendio. Però dovete aspettare il 27. Non si tratta di soldi. Al contrario. Il capo. Il capo. Sorpreso di vedermi? Lei, dottor Silvestri, il capo banda. Ma cosa dici, capo banda? Direttore d'orchestra. Quasi, caro Franchini. Sentimi bene. Io sto concertando un'opera di cui tu sarai il primo violino. E per questo lei mi ha fatto rapire. Me lo poteva dire. E io le rispondevo che al massimo la potevo accompagnare col Maranzano. Dalli dinda, dalli dinda, dalli din. Sarà per un'altra volta. Ma dove vai? Sono invitato da mio cognato. Mi ha nominato galoppino. No, tu per tuo cognato non galoppi. Trotto? Sicuro, ma per te, per noi, tu sarai il diretto rivale di tuo cognato e ti batterai per il nostro partito. Onorevole Franco Franchini, noi ti portiamo deputato. Deputato? Onorevole, io? E risulterai bene, ci puoi contare. Tu sei l'unico nel quartiere che può togliere dei voti a tuo cognato, il quale, malgrado tutto, gode di un certo prestigio. Dottore, ma che dice? Io al Parlamento non ci posso andare, sono ignorante. Per questo non ti preoccupare, ce ne sono più ignoranti di te. E allora mi sta bene. E posso dire a Paglietta che c'è la coda di paglia e a Longo che la sta facendo l'ombra? Eh no, bambino, questi non si toccano. E chi tocco? Covelli, Michelini, Piccioni, Leone, Tortora, Pellicani. Poche pinguine, anatre selvatiche. E posso lanciare qualche frecciatina alla Malfa, a Malagodi? Se ti fa piacere. Sorbole, mi sta bene. Sono un biancofiore, simbolo d'amore. Piano, piano. Cosa c'entra il biancofiore? Non divento deputato dello scudo crociato. Ma no, tu stai all'opposizione. Tu sarai deputato del Partito Comunista. No, mi dispiace, sono cattolico apostolico siciliano, osservante e praticante. E poi che direbbe mia moglie? Che direbbe il parroco? Minimo minimo non mi farebbe servire la messa. Ti sbagli, Franchini, i tempi sono cambiati. Oggi anche la chiesa va a sinistra. Fuori mano. Il mondo è in evoluzione. Molte cose devono cambiare. I partiti, tutti i partiti, hanno bisogno di aggiornarsi. Anche noi comunisti. Andate un po' a destra. La destra non deve sapere quello che fa la sinistra. Questo è vero. Lo dice pure il parroco. Lo vedi che la pensa come noi? Accetta, Franchini. Quel rosso che una volta metteva paura non è più tanto rosso. Si è scolorita la bandiera. Guarda. Ma questo sono io. Votate Franco Franchini il numero 28 della lista del PCI. Manderete al Parlamento un uomo onesto. Questo è vero. Non prendo bustarelle, non spiero mance, non becco peccacce. Sei convinto? Beh, veramente non sono comunista, sono apolitico. E infatti noi ti portiamo come indipendente di sinistra. Indipendente, capisci? Capisco, capisco. Però prima devo chiedere il permesso a mia moglie. Sono contenta, Ciccio. Se fosse vivo il nostro povero papà, pensa che soddisfazione. Tu deputato, ma chi ce lo doveva dire? Perché? Io lo sapevo che sarebbe arrivato. Sì, ma è sempre stato un tipo chiuso. Prima? Da quando l'ho sposato l'ho aperto io. Gli ho dato una quadratura, l'ho stimolato, l'ho pungolato. Insomma, ne ho fatto un uomo. Perché prima di sposarmi portavo la minigonna? Prima no, la porti adesso. Che vuoi dire? Che sei stata brava, avevi un marito semplice e ne hai fatto un deputato. Già, perché non ci provi col tuo? Mio marito non ha studiato, è un usciere, è solo un brav'uomo. Franco farà la sua strada, se sarò eletto diventerà il mio segretario. Come fai presto a promuoverlo? Per ora vedi come ti fa il galoppino. Ciccio, mio marito non fa il galoppino a nessuno. Sara, lo fa a tuo fratello. A nessuno. Ma non è un lavoro infamante, si dice galoppino, ma è un collaboratore, il braccio destro. Magari lo sapesse fare. E allora fagliela tu la galoppina, se sei così buongiorno bravo. Buongiorno a tutti. Scusate il ritardo. Vieni, vieni, cognatino mio. Aspettavamo te per mangiare. Che giornata. Non mi dire che ti sei già messo al lavoro. Ciccio, lui al lavoro per te, non ci si mette. E non mi ci sono messo, sono stato rapito. Rapito? Da chi? Dai comunisti, non ti vogliono deputato. Rita, hai sentito, mi temono, mi temono. Lo sapevo, sei l'unico che oggi può dare un duro colpo al comunismo.
perché non gli fai dichiarare guerra alla Russia? Ciccio, non ti rischiare, la Russia è una grande potenza. Non ti preoccupare, noi non facciamo la guerra. Bravo, facciamo l'amore. E dimmi piuttosto, ti hanno maltrattato, seviziato? Ciccio, aggiornati. Oggi il mondo è cambiato, è in evoluzione. Il rosso è diventato Rosella. Capisci, Rosella? Sono stati gentilissimi. Mi hanno offerto... Denaro, ti hanno offerto denaro per corromperti. Ma che denaro? Mi hanno offerto... Vorrebbero portarmi deputato. Cosa? Tu deputato comunista? Sei pazzo! Gliel'ho detto che tu non volevi. Poveri comunisti! Sono proprio arrivati se si attaccano agli usceri. Perché? Che hai da dire contro gli usceri? Niente, ma è sempre un tradimento da parte di mio cognato. Se sei un uomo non devi accettare. E perché? Lascialo accettare, tanto chi vuoi che voti per lui. Tutti, tutti voteranno per lui. Franco, accetta. Sara, rifletti. Sara, riflettiamo. Ho riflettuto. Basta, sono stanca di essere trattata dall'alto in basso. Hai ragione. Anch'io sono stanco di essere tenuto a debita distanza. Pazzi, forsennati. Forsennati o forse morti. Abbiamo spezzato le catene della schiavitù. Ciccio, la plebe si è rivolta. Ciccio, se continua così le spacco la faccia. Ricordatevi che siete in casa mia. E ce ne andiamo. Togliamo il disturbo. Se può diventare deputato tuo marito, ci può diventare anche il mio. Se galoppo io per te, puoi galoppare tu per me. Non abbiamo bisogno di galoppini noi. Galoppo io e galoppi tu. Galoppiamo noi. E se ci volete trovare, siamo all'ippodromo. Evviva l'onorevole Franchini! Evviva l'onorevole Graziani! Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa, bianco fiore, simbolo d'amore. Bandiera rossa, bianco fiore, simbolo d'amore. Per la libertà, per la giustizia sociale, per la pace, votate il 23 della Democrazia Cristiana, dottor Francesco Graziani, che parlerà alle ore 16 in Piazza San Francesco. Per la libertà, per la giustizia sociale, per la pace, votate il 28 del Partito Comunista Italiano, usciere Franco Franchini, che parlerà alle ore 16 in Piazza Civile. Per la concordia degli italiani, per la pace nel mondo, votate Francesco Graziani, 23 della Democrazia Cristiana. Per la concordia degli italiani, per la pace del mondo, votate Francesco Graziani. Per la concordia degli italiani, per la pace del mondo, votate Franco Franchini, 28 del Partito Comunista Italiano. Votate Partito Comunista. Per la pace nel mondo, per la concordia degli italiani, votate Democrazia Cristiana. Per la pace nel mondo, per la concordia degli italiani, votate Partito Comunista. Per la pace nel mondo e la concordia degli italiani, votate e fate votare Democrazia Cristiana. Per la pace nel mondo, per la concordia degli italiani, votate Partito Comunista. Per la pace nel mondo, per la concordia degli italiani, votate Democrazia Cristiana. Per la pace nel mondo, per la concordia degli italiani, votate Partito Comunista Italiano. Italiani, romani, cittadini, amici, chi vi parla è un amico di ieri, di oggi, di domani. Qui non c'è l'oratore dalle facili promesse. Scusi, il dottor Lugarini. Non c'è. Torno un altro giorno. Ma c'è l'uomo che fa per voi. E chi è? Il numero 28. Grazie. E chi è il numero 28? È un uomo del popolo che si batte con il popolo per il popolo. Noi che siamo gli artefici della libertà abbiamo il dovere di difenderla da tutti coloro che attentano ad essa e alla democrazia. Scusi, è lei il numero 28? Io qui sono il numero 1 dello scudo crociato, il 23. Allora 5 porte più avanti. Compatti
per la libertà, per la fratellanza, per la giustizia. Bravo, ti vogliamo al governo. Grazie, grazie. Quanti applausi. Non credevo di riscuotere tanto successo. La voce dell'avversario, ma io la farò tacere. Il dottore ha chiamato? Sì, Franchini, porti quelle pratiche in archivio. Io sono il capusciere, le manderò due miei subalterni. No, sono pratiche molto delicate, le porti lei. Cedo all'imposizione. Cosa fa? Ma stia attento! Mi sono caduti! Signorina! Dia una mano a questo malaccorto. Becca morto, c'è lei e tutta la sua famiglia, meno sua sorella. Non ho detto malaccorto. Ah, mi pareva. Ce n'è un'altra. Ah, un momento, Vada, vada, vada. Sì, vada. Attento. Scusi. Dottore, il suo discorso è quasi pronto. Devo battere l'ultima cartella, Batta, batta. Sì. Oh, mi dispiace, Franchini, gliele raccolgo io. Ma che dice? Lei è un funzionario, non si può abbassare. Semmai mi può dare una mano. Anche due per questo. Due è meglio, grazie. Ma ancora un altro, prego. Ecco, venga, venga. Non ci vedo. Non si preoccupi, la guido io. A destra, ecco, vada dritto. Avanti, avanti. Sì, venga, venga. Le solite frasi, le solite promesse. Demagogia. Avanti. Ecco, così, così. Ecco, bravo, bravo, bravo. Ci vuole buona volontà. Ecco, così, un ultimo gradino. Così, ecco. Sempre un po' a destra, ecco così, bravo, bravo. Ecco, sulla destra, sempre, ecco, ecco. Così, avanti, avanti. Così. Ecco, bravo, bravo, avanti, 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 deponga. Grazie e ben gentile. Oh, non c'è di che, Franchini. Che cos'è questa roba? Da parte del capo divisione, da archiviare. Un'altra volta? Ma queste sono copie, gli originali sono stati già archiviati. Ho capito, mi ha fatto l'ostruzionismo per fiaccarmi nel fisico e nel morale. Più nel fisico, perché te li devi riportare indietro. Maledizione, il dottor Lucarini se n'è andato. Franchini! Agli ordini, dottore! Lo sa cosa si è permesso di fare? No, mi dica. Lei, carpendo la mia buona fede, il mio senso democratico, il mio complesso di colpa per averla urtata, mi ha fatto portare questa montagna di scartoffie in sua vece. Ma che dice, carpito la montagna, scartoffie? Lei mi umilia. Comunque, se ho sbagliato, sono pronto a riparare. Ora lei me le porta giù e io le riporto su. Non capisco. Non si preoccupi, le spiegherò. La guido io. Ecco, venga avanti, ecco, avanti, adagio, adagio, venga avanti, ecco, bravo, ecco, venga, venga. Non ci vedo, dov'era lo scalino? Ecco, siamo quasi arrivati, ecco, 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 non si preoccupi, dottore, ci sono io, ecco, primo gradino, ecco così, adagio, dottore, bravo, lei cammina meglio di una sonnambula, ecco, ecco. Ecco così, adagio, adagio, adagio. A sinistra, vada a sinistra. Ecco, non si preoccupi, ci sono io.
Sì, cara. Sì, cara. Sì. Sì, Rita, sarò a casa alle 2:15 in punto. Preparati per il comizio. Ecco il suo discorso, dottore. Grazie. Che gliene pare? Ah, un pugno in un occhio, dottore. In che senso? Colpisce. È il discorso importante di un uomo importante. Troppo buona. Oh. Io non so come la pensa lei politicamente. Ah, siamo di idee affini, dottore. Uniquique sum. Non prevalebunt. Brava, mi compiaccio. Oh. Nel chiuso della cabina elettorale si ricordi di me che sono il pio. Lei è il 23 dello scudo crociato, dottore. Italiani, romani, cittadini, amici. Chi vi parla è un amico di ieri, di oggi, di domani. Qui non c'è l'oratore dalle facili promesse. Non c'è. Avanti. Avanti. Ecco, ancora un passo. Avanti. Avanti, sempre dritto, sempre dritto, così, ecco, alt, devonga! Lucarini, cosa fa? Dottore, mi scusi, non sapevo di entrare nella sua stanza, quest'uomo mi ha rimbambito. Si vergogni, fare da usciere al suo usciere. Prego, capo usciere, è candidato al Parlamento. Dottore, non lo sopporto più, o se ne va lui o me ne vado io. Resista ancora per un poco e si tenga il posto. Sono io che me ne vado, appena eletto deputato devo optare per il cumulo e anche lei deve optare se sarà eletto, ma ne dubito. Io dubito che lei rimanga ancora usciere perché le faccio un rapporto lungo così. E io gliene faccio uno largo cosa? Per ostruzionismo fisico-politico, quelle non sono pratiche da archiviare, ma doppioni. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa, avanti popolo. E lei cosa fa all'impalato? Non lo so, dottore, non me lo chieda, non so più niente. Mi dica lei cosa devo fare. Resto, vado, salgo, scendo, ritorno. Mi metti in aspettativa. Via, Lucarini, vada via. Fugga, sparisca, scompaia. Dottore, mi tenga qui. Fuori nel corridoio c'è lui. Fuori! Fuori. Dov'è la porta? Non lo so. Non lo sa. Non lo so. Non lo sa. Non lo sa. Non lo so. Non lo sa. Non lo so. La porta. Non lo so. Avanti popolo, per la riscossa, bandiera! Cosa c'è? Il mio discorso l'ho lasciato sul tavolo. Ho capito, non era ostruzionismo. Ma furto premeditato. Ma che stai dicendo? Lo so io quello che dico. Gentile signora, come capo di gabinetto io le dico che la cosa non è possibile. Martina, venga con me. Lei comprende che non si può disturbare il ministro. Cercherò di fare quello che sarà nelle mie possibilità. Io posso ben poco, signora. Signorina, vuol pregare il dottor Graziani di favorire nel mio gabinetto? Ne ho urgente bisogno. Sì, commendatore, subito, senz'altro. A questo punto i nostri avversari si chiederanno perché tutto questo, perché? Perché la fede che guida i nostri passi e accende la nostra... Signorina, che c'è? Mi ha rotto il filo. Mi scusi, ma il capo di gabinetto la desidera nel suo ufficio. Vorrà congratularsi per la mia candidatura. Certo. Ci vado subito. Sì, ma non si muova, ho dimenticato un documento. Italiani, romani, cittadini, amici, è il mio. Grazie, commendatore. Buongiorno, signorina. Buongiorno, signore. L'annuncio subito, dottore. Commendatore, c'è il dottor Graziani. Al solito vuole la tessera del cinema.
e diamogliela quell'accatone. Tanto più che si presenta deputato. E in questo paese può succedere di tutto. Dottore, prego. E permesso? Eccomi qua, commendatore. Tenga, porti la sua signora al cinema. Molto gentile. E complimenti per la sua candidatura. Ad maiora. Mi presento con umiltà per servire il paese e la democrazia. Terrò il mio primo comizio oggi alle 16. Peccato che non la possa ascoltare, perché parla anche sua eccellenza a quell'ora. Qui quesum. Non prevalebum. Auguri. Grazie. Commendatore, crede che arriverà a Montecitorio? Sì, quel filobus. Se quello diventa deputato, io mi faccio missionario. Oddio, il discorso del dottore. Signorina, che cosa fa lì, Carponi? Oh, mi scusi. Ho lasciato cadere il suo discorso. Melodia, sono già le 2 e devo scappare. Sì. Come lei sa, alle 4 terrò il mio primo comizio a Piazza San Francesco. E se non avesse impegni, se volesse intervenire... Oh, verrò sicuramente ad ascoltarla e ad applaudirla. Ho già avvertito la mamma che non vada a colazione. Grazie, ho bisogno di amici, di estimatori. Non le nascondo che sono un po' emozionato. Tocchi, senta come batte. Non vorrei avvicinarmi troppo per paura di lasciarle qualche capello addosso. Ma allora non tocchi. La gelosia di mia moglie smorzerebbe la mia foga oratoria. A tutto l'air. Pronto, mamma? Non vengo a colazione oggi. Vado a un concerto. Sì? Un assolo di trombone. Senza remore di uomini e di partiti, le sue improrogabili rivendicazioni. Perciò noi diciamo, il tetto ai senza tetto, le università agli universitari, il cinema ai cineasti. Ma allora di questo passo dovremmo dare i tram ai tramvieri, l'immondizia agli immondizzai, le malattie agli ammalati. Basta con le mangiatoie, le greppie, i cadreghini. Basta con i carrozzoni e il sottobosco del nepotismo. Bravo! Bravo! Ma questo è un discorso comunista. L'apertura sinistra sia. Sembra il nostro discorso. Si vede che avrà cambiato qualche cosa. Se ci conforterete con il vostro voto,
queste elezioni infliggeranno un duro colpo al capitalismo. No, perché noi non siamo contrari al capitalismo, a cui si deve buona parte del benessere che godiamo. Ma che essere comuniste, parla come Malagozzi. Se i nostri dicono così è segno che è così. C'è scritto proprio così, l'avrà aggiunto lui. Non ci devono essere più sfere e equazioni, ma una sana distribuzione del reddito nazionale, perché noi... comizio invitandovi a votare compatti per il Partito Comunicativo che a fraterna, a paterna e a moglie a tutti gli italiani lo scudo crociato. Tornando alle vostre case, ricordatevi di votare bene, e si vota bene solo votando lo scudo crociato. Disgraziato, ma cosa dici? Così c'è scritto. Avrete ben capito che il nostro candidato ha voluto fare dell'ironia. È ironico sono. Per il benessere dei contadini, degli operai, degli impiegati e anche degli usceri. Votate Partito Comunista Italiano. Sì. Partito Comunista Italiano. Partito Comunista Italiano. Partito Comunista, l'hanno capito, Partito Comunista, l'hanno capito. Calmati, Francesco, calmati. Hai già consumato due scatole di spille. Se resti senza scatole, chi ti attacchi? Sì, è vero. Ma come faccio a calmarmi? Con la camomilla, bevila. È forte da morire. In piedi, ballonzola, portamela al tavolo. Ti prego, imboccami. La rabbia mi ha fatto venire il ballo di San Vito. Su, su, bevi, è acqua passata. Non è camomilla. Acqua passata l'infortunio sul comizio. Del resto è chiarito tutto col comitato. Sì, però mi hanno sospettato di essere una quinta colonna. Sospettato io, il dottor Francesco Grassiani, figlio di un popolare. E non gridare. Vuoi farlo sapere anche alla cameriera che sei di umili origini? Umili origini, un corno. Io sto parlando del pipì. Il vecchio Partito Popolare, la Democrazia Cristiana degli anni venti. Mio padre era un grosso membro del PP. Un uomo di sani principi, tutto di un pezzo. Casa e PP, PP e casa. Che fatica, povera mamma. Eppure io sono certissimo di aver letto il discorso che mi hanno dato loro. L'ho solo dato alla mia segretaria per farlo ribattere a spazi più larghi. A meno che... A meno che... A meno che il discorso che ho ripreso era quello di Ciccio. E allora diglielo al dottor Silvestri. E che gli dico? Che mi sono lasciato rubare il discorso da quel delinquente di tuo fratello. Ma le cattiverie si pagano. A chi telefoni? Lo so io a chi telefono. Pronto? Comitato elettorale? La voce di Ciccio. La mi scusi, non se disturbo a quest'ora. Ci dica, dottor Grassiani, ci dica. Siamo qui tutti orecchi. Oh! Ha riattaccato. Che voleva? Cosa ha detto? Ha detto che siamo degli emeriti storici. No! Sì, sì, con la S impura.
Grassiani. E adesso stai calmo, eh? Niente più arrabbiature. Pronto? Ah, sì, dottore, glielo passo subito. È Martelli del comitato elettorale. Pronto? Buonasera, dottore, sì, sono io. Mi dica. Oh, ha riattaccato. Che voleva? Chi ti ha detto? Ha detto che sono un emerito. Cretino, imbecille. Peggio.
Ci sono stati risparmiati i colpi bassi. Ma non siamo qui per recriminare. Noi opponiamo alla faziosità dei nostri avversari le nostre idee chiare, i nostri programmi, i nostri uomini di buona volontà. Noi che abbiamo un passato di lotte e di rinunce sappiamo più di ogni altro guardare con fiducia al futuro. Un futuro non di promesse, ma di programmi e di realizzazioni. I problemi da risolvere sono molti, ma ce n'è uno che è il più scottante. Quello della sanità pubblica, assistenza medica, medicinali, e per medicinali intendo le specialità, i rimedi più costosi, i prodotti esteri che le mutue e gli enti assistenziali non danno. Ma quel che più conta, bisogna costruire nuovi ospedali e posti letto per le necessità effettive della popolazione. Possibile che in questo nostro civilissimo paese si riesca a curare a malapena il raffreddore? Anzi, a volte nemmeno quello. Voglio sperare che questi sconosciuti siano solo una coincidenza. Ma qualora si trattasse di boicottaggio, siamo in grado di rinforzare queste meschine macchinazioni perché abbiamo le spalle larghe. Thank you.
tribuna politica. Stasera per il Partito Comunista Italiano risponderà alle domande dei giornalisti il candidato Franco Franchini, moderatore Ugo Latterin. Siamo tutti con te, Franco! Fatti onore, fatti onore! Questa sera ho il piacere di moderare una tribuna politica eccezionale, oserei dire rivoluzionaria, senza fare con questo allusioni di sorta. Il fatto nuovo che avrete già constatato, cari colleghi della stampa, lo illustrerà ai telespettatori il dottor Silvestri, del Comitato Elettorale del Partito Comunista Italiano. Come partito d'avanguardia, anticipatore, in continua evoluzione, noi non chiudiamo la campagna elettorale con un uomo di primissimo piano del nostro partito, bensì con un uomo del popolo, un semplice usiere. Capusciere. Oscuro, ignoto, indifeso come un bambino, forte solo del suo buonsenso che lo porta oggi a rispondere alle vostre domande. Questa sera avete di fronte a voi un uomo istintivo, spontaneo, ignorante. Grazie del complimento. Ignorante di sottigliezze e di astuzie politiche. Guarda la fortuna che ha avuto. Ecco a voi l'indipendente Franco Franchini. Chi ti dice che è una fortuna? Cari colleghi, vi raccomando come al solito di essere concisi e di fare una domanda per volta. La prima domanda sarà rivolta da Giacinto Melicardi, della Voce Repubblicata. Il Partito Comunista Italiano sta facendo una campagna elettorale veramente strepitosa, con uno spreco di mezzi che nemmeno in America. Dove lo prende il suo partito tutto questo denaro? Dove lo prende? Non lo so. Non è il mio partito, indipendente sono. Aggiro la domanda. La giri. Ma cosa fai? E che ne so, l'ha fatto lui. Dove pensa che il Partito Comunista trovi tutto questo denaro? Io ho una moglie che durante l'anno mette i soldi nel dindarolo, salvadanaio, e poi lo rompe per andare in villeggiatura. Può darsi che anche i proletari hanno i dindaroli e prima delle elezioni il Partito Comunista glieli rompe a tutti. Il guaio è che li rompe anche dopo le elezioni. Non cominciamo, collega, non cominciamo. Già vi vedo molto agitati. È la volta del collega Giuliano Peretti dell'Avanti e Indietro. Vorrei sapere... Dalla cortesia del candidato, vorrei sapere, scusate, dal candidato della cortesia, sì, insomma, mi avete capito, io vorrei sapere dal candidato... Ma che sta succedendo? Sono tutti nervosi. Ma per me segrateno. Che segrateno, sì. Io vorrei... Sì. Io vorrei... Non è vero che Ciccio perdona. Io vorrei sapere dal candidato... Sei stato tu. Io sono la Nemesi. Caro collega, non potrai sapere niente se invece di parlare ti gratti. Perché tu che stai facendo? I massaggi? Io vorrei sapere dal candidato se è vero che prima era un baciapile. Io bacio tutto. Le pile, le lampadine, i fari dall'automobile. E in questo momento bacio la mano a chi mi gratta. Grazie alla famiglia. Grazie. Buon grattamento a tutti. Thank you.
Avanza il movimento sociale! I comunisti avanzino! Grande avanzata della democrazia cristiana! Avanzano tutti! Comunque la maggioranza relativa ce l'ha. Sì, d'accordo, ma adesso per formare il governo è un bel guai. Lo formeranno, non sempre formato il governo. È stato eletto, Luciano Franchini è stato eletto. Come beh, ha finito di tormentarmi, non lo vedrò più. Avete capito, Luciano Franchini è stato eletto. Signori, Luciano Franchini è stato eletto. L'hanno trombato. Il dottor Graziani è stato trombato. Allora gli volevi bene. Ma che... E che adesso chissà per quanti anni dovrò sopportarlo ancora. Commendatore, è stato eletto. Quell'imbecille del dottor Graziani. No, quel filone dell'usciere Franchini. E allora il nostro capo divisione? Trombato, commendatore. Lo dicevo io, se quello fosse stato eletto mi sarei fatto milionario. Che vergogna. L'usciere eletto e il capo divisione trombato. Ti prego, non mi allargare la ferita. No, bisogna che te l'allarghi. Uno che si presenta col partito di maggioranza, se ha un minimo di capacità, risulta. E che ci è mancato? Un pelo. Pelo o non pelo, sei rimasto fuori. Non hai saputo sfruttare nemmeno il vecchio pipì di tuo padre. Basta! Lasciami leccare le ferite in pace. I capoccioni dovevi leccare, i pezzi grossi. Io non ho l'animus del servitorello e sarei stato sicuramente eletto se quel mascalazzone di mio cognato non mi avesse messo il bastone tra le ruote. Ma che tuo cognato? È stata tua sorella, quella vipera maledetta. Lascia stare quella povera donna. E chi la tocca? Anzi, per non vederla più ti lascio. Me ne vado da questa casa, torno da mia madre, vado a respirare un po' d'aria pura. E lì è il tuo posto, a Piazza Vittorio, ad aiutare tua madre a vendere i broccoletti. Sono anni che la mamma non ha più il negozio di frutta e verdure. Ah, è vero, però c'è sempre il babbo con la bancarella del cocomero. Ma tu, chi credi di essere tu? Il dottor Francesco Graziani. La pernacchia. Mi hai fatto la pernacchia. Sì, ne. E se nulla pianti d'offendere mio padre e mia madre, io te meno, te rompo, te sdereno. No, Rita, non lo fare, non approfittare di un gentiluomo. E allora sciacquate la bocca con la varichina quando parli della famiglia Strapponi. C'è l'onorevole Franchini. Proprio tu lo chiami onorevole. Me l'ha detto lui. Il fanatico. Come osa, che vuole? Volevo dire che l'acqua passata non macina più, quello che è stato è stato. Sono tua sorella, Ciccio, e ti giuro che mi dispiace che non ce l'hai fatta. Grazie, Sara, grazie. E li ringrazi pure, credi alla loro ipocrisia. Ma quale ipocrisia, se siamo venuti per festeggiare con voi. Ciccio, stop. Insomma, è finita Taralluce e vino, eh? Ma che stai dicendo? Ha trombato. Ma non l'hai capita che sono venuti a sfottere? Io a sfottere mio fratello? Tu sei capace di tutto, passeresti sul suo cadavere. Disgraziata e cosa fitusa. Sta figlia di una ballerina. Forse siamo giunti in un momento poco propizio. Oh, no! Stavamo mangiando alcune paste per festeggiare un lieto evento. Già. Ma, ci dispiace. Noi siamo qui per darle una triste notizia. Oh. Un'altra. Il nostro valoroso amico e fratello Gaetano La Villetta, fulgido esempio di coerenza politica, apostolo e maestro di democrazia, testé eletto deputato nella circoscrizione di Roma, Viterbo e Frosinone, si è spento improvvisamente per volare nella gloria dei cieli. Oddio! Ciccio! Gli voleva bene alla Villetta. Che Villetta, pace all'anima sua! Allora io, che sono il primo dei non eletti, volo nella gloria del Parlamento. Ope legis, onorevole, ope legis! Viva l'ope legis! Sono onorevole! Viva l'anima di la Villetta! Sono onorevole! Sono il cognato. Sono onorevole. Sono onorevole. Onorevole, qui tra le mie braccia. Noi ce ne andiamo. Sono momenti di gioia che appartengono alla famiglia. Uniquique sum. Non prevalebunt. Fino a un certo punto. Io sono prevalso. Sembrano due colombi. In fondo Rita non è cattiva. Se
Sei contenta adesso? Siamo pari? No, mia cara, pari non lo saremo mai. Rita. Perché noi stiamo al governo e voi all'opposizione e al piano di sotto. Rita, ti prego. E poi resta la differenza sociale, la casta, il rango. Ah, già, dimenticavo che tua madre è la principessa dei broccoli. Non mi toccare la mamma! La mamma è sempre la mamma. E il papà c'è. E perché? Per la mamma di Rita. Per mio fratello la guardia di finanza. E le mogli. Mi chiami padre Vincenzo. E quando è stato toccato dalla grazia? Da quando lei è stato eletto deputato. Vado a congedarmi da sua eccellenza il ministro. Parte? Sì, parto per l'Africa, vado missionario. La parola è parola. E mi lasci perdere! Buongiorno commendatore. Buongiorno Franchini. In divisa. Ma... Eccoci qua. Com'è andata oggi? Non c'è male, ci siamo insultati abbastanza. Per salvare la faccia, si intende. Chissà, forse un giorno, come abbiamo trovato la coesistenza familiare, troveremo quella parlamentare tra destra e sinistra. Tra nord e sud, tra oriente e occidente. Onorevole, ma ti rendi conto che ci siamo messi il mondo sulle spalle? Come Atlante, onorevole. È vero, transatlante ci siamo. Vota scudo crociato, c'è un candidato che fa per te. È il 23, è il 23. Thank you.
quelli a Palermo vanno qui e non bombardano mai. Alarm! Figa, alarm! Alarm! Tutti a rifugio! Presto! Io non ne capisco proprio, ste tedeschi. Allarme, allarme, ci mandano tutti al ricovero e poi cala americane, non bombardano mai. Also, ihr Leute, schnell, schnell, rifugio! Come here, come, giù, andare, andare rifugio! Chi ti mandò? La mamma. Quale mamma? La mamma di Brooklyn, per rivolgere una preghiera a Don Calogero Milazzo. Per tramite di chi? La mamma di Broccolino parlò con te. Tramite Frankie Marzano. Aveva un debito d'onore con Francesco Marzano. E perciò ti aiutai. Non so perché il tuo comando ti fece piovere qui e non voglio saperlo, però ho provveduto a tutto. La tua posizione in paese è regolare, dopotutto tu oriundo di queste parti sei. Tutti in paese sanno che sei tornato dal continente perché ti morirono i genitori. E sei venuto a vivere con l'unico parente, Don Liborio, il parroco di Santa Rosalia. È mio prozio. Infatti, è vicariello, è un poco svanito di testa, ma è felice di rivederti anche se non si ricorda bene di te. Per svolgere la mia attività avrò bisogno di una occupazione apparente. Noi diciamo una copertura. Lo vedo io. Ma dovrebbe trattarsi di un'attività presso gente ingenua. Voi mi capite, Don Calogero? Ingenua? Va bene. Gente sempliciotta, che non mi faccia troppe domande, che non mi metta in difficoltà. Insomma, amico mio, vuoi gente ingenua o cretina? No, perché se la vuoi cretina, di cretini in paese, due soli ce ne sono. Disonesto! Disonesto, adescatore di femmine indifese, ma l'onore di Rosina Giovenazza salvo e lo difendo io. Buffone! Io non adesco nessuno, le donne da me ci vengono da sole. Come osi? Guardia, farò questo. Vieni. Reggetemi, reggetemi, se no a fette lo faccio quello. Ma è possibile, tutti che giorni stessa storia, eh? Quello un fetoso, eh! Io sto corteggiando una ragazza e lui con la scusa di essere caffuo a Port Dames la tira nel suo negozio e la circuisce. Io un gentiluomo sono, non uno sporco barbiere come te. A me sporco barbiere, lasciatemi! Benché cugino carnale, t'ammazzo lo stesso! Lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! Pagliaccio! Non vedi che ti hanno lasciato? Come mi hanno lasciato? Uè, ma che mi volete mandare in galera? E sentimi bene tu, è vero che sono un cafone, un barbiere come dici tu, ma sono anche un uomo e ho l'arma da uomo, il rasoio. E tu, Cicisbeo, cosa opponi? Questo ferro da ricci sì, che non taglia e non punge e che io spezzetterò con la mia mano? Ah! Ah! Brucia! Acqua! Acqua! Sono il muzio scevole dei barbieri! Disgraziatissimo individuo e disgraziatissime pure questi bombardieri americani che non riescono a bombardare questo benedetto paese. Basterebbe una bomba sul negozio di quel presuntuoso. Sì, una bomba
come le rondine quando fanno il loro bisogno. Zap! Via! Rangolo Pesco, ma che parli, da solo? Baciamo le mani, Massaro Ture. Ce l'ho con chi so io. Accompagnato in paese Don Calogero Melazzo. Don Calogero. Ho pensato di farti una visita mentre l'aspetto. Fammi magari la barba, va. Accomodatevi, vi servo subito. Facciamo in un battendo. Scusate, è un po' sporchino. Lo giriamo. Ecco fatto. Don Calogero Milazzo è venuto personalmente di persona in paese. Ma il signore, è andato da tuo cugino Ciccio. Da mio cugino, da quel rognoso. Scusatemi, Massaro Autore, ma alzo il pensiero che un pezzo grosso dell'onorata società vada a trovare quel fetoso per rabollere il sangue. E distrazione. Barbiere da strapazzo! Se lo fai un'altra volta ti taglio il naso con sto cutere! Massaro Autore, io vi ho sempre voluto bene. Ora procedi. E prego, dopo di voi. E prego. Chi è sto coso? Scusate, è quello da combattimento. Eccolo. Ma che stai facendo? Già. Ora che mi vai a condannare? La barba. Senza sapone mi fai la barba? E voi pensate al sapone con tutto quello che c'ho in testa? Sì signore, scemunito, voglio la saponata. Volete la saponata? La voglio. Effeminato. Io vi ringrazio del grande onore che mi avete fatto venire qui, Don Calogero, ma come vi dicevo, non ho bisogno di aiutante. Ho già il garçon. O che? Garçon, licenza straniera dal francese Picciotton. E io ti dico che hai bisogno di un aiutante. E te l'ho portato. Io vi dico di no. Vi ringrazio, ma proprio... Io, Don Calogero Milazzo, ti dico che hai bisogno di un aiutante. Punto e basta. Ma certo, sicuro che ne ho bisogno. L'ho sempre cercato, distratto. Ma poi mi sembra anche un bravo ragazzo. Per di più è nipote di Don Liborio. Mio nipote. Ma solo che io non me lo ricordo tanto bene. Posso chiedere almeno se sa fare il coifer? Se Don Calogero Melazzo ti dice che lo sa fare benissimo, tu che dici, eh? Che dici? Che dico? Dico che è Figaro! Mio cugino, ma dico io, chi può cercare un individuo del genere? Solo uno che deve andare a pesca e gli serve un verme. Buongiorno, Massaro Dura. E questo chi è? Ah già, scusate, lo devo portare dal dentista. Ecco qua. Ma che fai? E vi lavo i capelli. Non vi preoccupate, l'acqua pulita e la cambio ogni sei clienti. La barba mi deve fare, hai capito? Già, mi dovete scusare, Massaro Autore, ma tutta la colpa è di quel disgraziato, sono distrattissimo. E vi faccio subito la barba. Non va arrabbiato. Ma vuoi stare attento, sì. Attento deve stare. Ecco. La mia Rosina. Divina, divina. Vado, lavo e torno. Signorina Rosina bellissima, bacio le mani. Mia nipote gradisce il saluto, ma ritira le mani. Ma io ho intenzione serie, sono giovanotto, belloccio, benestante. Mia nipote non gradisce di essere fermata per strada come una svergognata del settentrione. Scusassero. E ora ci lasciasse procedere. Mia nipote deve andare dal coiffeur a farsi la messa in piega dei capelli. No, no, da mio cugino no. La Rovena, Rosena, perché non venite da me? Voi? Un barbiere? Sì, vabbè, sarò barbiere, però possiamo organizzare. Potrei fare la barba a voi. Scostumato! Rosina, andiamo. No. Andiamo. Rosina, non andare! Rosina, non mi lasciare, Rosina! Rosina! Donna Maruzza stimatissima, donna Rosina incantevole, quale onore avervi nel mio locale. Accomodatevi, donna Maruzza, prego. È sempre un piacere avervi nel mio atelier. Che facciamo? Ciccio Lo Persico. Sì, Don Calogero. Vieni,
Pardon. Come andate? Ho pensato di farmi la barba. La barba? Io? Ma io sono un coiffier pur da messe. Sono 10 anni che non faccio una barba. E ora ne fai una. Veramente devo servire la signorina. Giovanotto, il principale è occupato con me. Ha pensato alla signorina. Io? Ma è capace? Io non l'ho mai visto. Chi è? Capacissimo, è venuto ora dal continente. Vi potete fidare in ogni senso. È nipote del signor parroco. In tal caso, Rosina, puoi metterti in piega. Garçon? Bene, io torno in canonica. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sempre sia lodato. Oggi è sempre sia lodato. Facciamo anche i capelli? Babba. Come volete. Quel rognosone sicuramente la sta corteggiando, ma io lo sorveglio. Ma me la vuoi fare questa barba? Vengo. Massaro Dore, voi mi dovete scusare, ma io quando vedo Rosina per le strade non ragiono più, impazzisco. È una creatura divina, la dea dell'Olimpico. Venere, la dea dell'amore. Diana, la dea della caccia. Minerva, la dea dei cerini. Vi voglio confessare una cosa. Questo per prete, mio figliolo. Io con la signorina Rosina ho intenzioni serie. Io l'amo. 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 A me. L'amo. Via Bova. Ai, ma dove guardi? Me da gaste. Vi chiedo perdono e misericordia, Don Calogero. Ci mettiamo un cerottino, eh? Siamo organizzati. Acciaino. Vorrei tanto riuscire a servirla bene. Ci riuscirete senz'altro. Beh, che vi sussurrate lì, eh? Niente, zia, non si parlò. Un altro taglio. Stai attento. Chiedo ancora perdono e ci mettiamo un altro cerottino. Va bene così. Il fatto è che sono fuori di me. Sono innamorato di quella ragazza. Ma ho intenzione seria, sapete, Don Calogero. Perché non mi aiutate voi? Perché io ruffiano sono. Ma dico io, sei un uomo o no? Se sei un uomo, fa come fece tuo nonno. E che fece mio nonno? E quando una donna gli resisteva, lui la rapiva. Un rapimento? Rapimento, sì, signore. Nel caso tuo poi è facilissimo. Il sabato sera, nella fattoria di donna Rosina e di sua zia, non c'è nessuno dei coloni. Vai lì e... zac! Massaro Dore, se voi siete veramente un amico, mi dovete aiutare nel rapimento. È la prima volta che rapo una persona. Magari dopo imparerò e raperò da solo. Si può vedere. Andremo in fattoria. E quattone lì. E allora? Il massaro è servito. E leva sta mano. Hai finito? Beh, fammi dare un'occhiata allo specchio. So, non c'è bisogno. La barba è perfettamente riuscita. Don Calogero mi chiama. Devo andare. Santa Rosalia mia. Le fece la barba uno dei cugini Lopesco. E perché a te no? Oh, guardate. Che schifo! Sono umiliato, signorina Rosina splendidissima. La prossima volta vi servirò io con le mie mani come sempre. Diamone! Ma signora, signorina... Come ti chiami tu? Stefano Minasi. Guardami bene, Stefano Minasi.
Che ne dica Don Calogero, con tutto il rispetto? Se tu sei parrucchiere, io sono Greta Garbo. Notizie del capitano Steve Minasi? Ancora nessuna. Sappiamo con sicurezza che dopo il lancio ha raggiunto Santa Rosalia, precedendo l'arrivo del famigerato colonnello von Kraus. Come mai i tedeschi hanno deciso di mandare niente meno che von Kraus, la iena di Norimberga, in un paesino della Sicilia così poco importante? Ufficialmente per riposare, ma neanche un bambino ci crederebbe. Spetta al capitano Minasi farci sapere la verità sulle intenzioni di quel macellaio prussiano. Stefano, ma che fai qui? Ti cercavo per andare a cena. Io, carissimo zio, stavo ripensando ai miei peccati. Lodevolissima cosa, ma ora se hai fatto possiamo andare a mangiare. Sì, ma potrei parlarvene... Dei tuoi peccati? E vuoi parlarne allo zio o al sacerdote? Preferirei parlarne allo zio, ma se non vi dispiace, restiamo qui. Ora ti sento, nipote mio. Eccoci qua, ti ascolto. È la prima volta che parlo di queste cose. È la prima volta. Ripeto, è la prima volta che parlo. Va bene, ho capito, è la prima volta. Ma che vogliamo mettere i manifesti? Va avanti. Mi trovo a destinazione e sono ospite del reverendo mio zio. E se non lo so io, nipote mio, ma vuoi passare ai peccati? Qui è tutta brava gente. Il diavolo ancora non è arrivato a Santa Rosalia, proprio così. E lo ripeto, il diavolo non è ancora apparso a Santa Rosalia. E va bene, un diavolo non arrivò, ma vogliamo parlare di te. Avete capito? Il colonnello von Kraus non è ancora arrivato sul posto. Minasi ha trovato un sistema ingegnoso per trasmettere. Non manca di fantasia. Zitti, ascoltate. Se il diavolo verrà tra noi, dopo averne capito le maligne intenzioni, mi affretterò a confidarmi di nuovo. Non ho altro da dire. Cose da pazzi sono. Nipote mio, ma nel continente, voi vi confidate così, andando a raccontare in giro i fatti del paese. E perché allora? Prego. Grazie, non mi dice pure che fa bel tempo? E che sei parrucchiere, e che domani magari il tuo principale andrà a fare un torneo di bocce con quell'altro scemoneto da suo cugino, che Dio mi perdoni. Ma dico io. Hai finito di fare il buffone? Ora mettiti da parte, che devo levare quel punto. Mi dispiace per te, povero illuso, ma questa volta il prosciutto ti rimane qua, perché lo vinco io. Sarebbe la prima volta che un salame vince un prosciutto. Non vi preoccupate, la palla che conta questa è. Signor Podestà, ora vedrete quello che so fare. Che Dio mi perdoni l'ultima palla. Signor Podestà, consegnatemi il primo premio. E cioè il prosciutto. Come voi vedete, io ho già segnato due punti e il mio ignobile avversario è rimasto solamente con una palla e non potrà mai togliermi due punti. Un momento, per favore.
la partita deve essere giocata sino in fondo. Io con una boccia sono capace di fare cose incredibili. Ma non mi fare ridere. Attenzione, prego. Ma non è possibile, qui c'è il trucco. No, non gli date retta, non è possibile, è assurdo. Ma come mai? Ma perché gli credete? Sentite a me, non si possono fare. No, due punti. Dimmi, disonesto, dimmi come hai fatto, se no ti faccio vedere chi sono. Zitto, sii più serio e sappi perdere. Dimmi subito come hai fatto, se no ti stacco la testa dal busto. Ui, ui. Mi spingi. Sì, ti spingo. A me, e tu non lo puoi fare, sai. Abbassa le mani. Professore, perché sono più forte. Ma io ti mangio quel naso. Questa volta te la faccio pagare. La proprietà di te. Prendi questo, vieni. Ma ti ho sbucciato. Oberst von Kraus. Ah, va, sono colonnello von Kraus. Quello che deve venire a riposarsi a Santa Rosalia. Ah, a me uno schiaffo. Fuori dal rancio. Qui, qui, che bene. Ma che sei impazzito? Ma vuoi ammazzare? Bene. Criminale bandito, voi avete attentato la vita di colonnello von Kraus, lui chiamato in Germania, iena di Norimberga. Hanno scritto, hanno scritto. Ma un momento. Ragioniamo. Baciamo le mani. Io non c'entro, mi creda, è stato lui a tirare le bocce. Brutto spione e traditore, non gli dia retta, signor colonnello Iena. Ora le racconti i fatti e lei riderà come una iena che ride. Buona questa! Imparerete cosa vuole dire fare attentato a me. E cosa vuole dire chiamare me con quell'odioso soprannome. E imprigionateli! Saranno processati e giustiziati! Che vi siete detti? Non te lo posso dire, non sono un pettegolo. Vai che fare! Ma che fare? Senta, noi siamo innocenti. Un momento, calma, calma! Non lo potete fare! Disgraziato per colpa tua! Noi siamo onesti paesani! Non vi preoccupate, qui non bombardano mai. Lo sanno, ma non devono bombardare. Allarme! Ma io non vedo aereo. Allarme! E scappa, cretino! Lo scappa! Che è? Allarme! Finio. Per voi e la vostra gentile signora vi ho messo a disposizione un bellissimo appartamento. È composto di due quartierini con un magnifico bagno in comune. Sono pienamente convinto che i proprietari saranno felicissimi di cedervelo. Chi sono i proprietari? I cugini Lo Persico, quei due sciagurati dell'incidentino delle bocce.
Cedermelo! Requisire immediatamente! Quei due non ne avranno bisogno per un pezzo. Continuate. Per il comando vi metteremo a disposizione un'aula scolastica. E per quanto riguarda la fattoria fuori mano, requisiremo quella di donna Maruzza e di donna Rosina Giovinazza. Deve essere molto appartata e tranquilla. Il maggiore Stulz e il capitano Ebner hanno bisogno ancora più di me di riposare i loro nervi logorati da campagna di Russia. Sarà fatto senz'altro. Frau Lane? Herr Oberst, die Saboteure sind weggelaufen. Signor Podestà! Mi informano che i due sabotatori sono riusciti a fuggire. Ma noi li prenderemo! E questa volta li passeremo sicuramente per le armi. Questo magazzino andrebbe bene per noi. Ma è un capannone, un ripostiglio. Non è meglio alloggiarvi in casa, eh? Noi volere questo magazzino. Achtung! So forti se che poi te besitzen! Jawohl, Herr Major! Achtung! So forti se che poi te besitzen! Il diavolo è arrivato a Santa Rosalia, ripeto, è arrivato il diavolo. E non è solo, ha con sé altri due demoni. Ma tu chi sei, l'arcangelo Gabriele che tiene il conto dei diavoli? Ripeto, il diavolo più due demoni. Come sospettavamo, von Kraus ha portato con sé due criminali dello stesso stampo. Stanno preparando qualcosa di grosso. Vai, vai. Piano. Ciccio, io non ce la faccio più. Allora, Ciccio, io ti stavo dicendo che non ce la faccio più. La corsa campestre mi ha stroncato. È tutta per colpa di quel figlio di Iena, solo perché l'ho bocciato. Senti, sai adesso che dobbiamo fare? Certo, ora entreremo in casa, ci faremo un'oretta di sonno. Domani mattina ci alziamo, ci laviamo, prendiamo quei pochi soldi che abbiamo e faremo un'altra volta i lattanti. Latitanti. Latitanti, lattanti. Andiamo. Indietro. Che c'è? Accidenti, c'è un tedesco proprio davanti a casa nostra. Deve essere uno dell'OSOS. Ho un'idea. Entreremo dalla porta posteriore, cioè dal ballatoio. Quello che conta è di non farci vedere dal tedesco. Assunzia. Perché se lui ci dovesse vedere, noi diremo che non siamo noi. Prenderemo al nostro Führer e alla tua bellezza. Otto, ma noi siamo veramente in vacanza qui? Nein, Liebling. Non esattamente. Lo sospettavo. Noi siamo qui perché si prevede uno sbarco americano in Sicilia.
Il maggiore Stultz e il capitano Ebner non sono mai stati due ufficiali. In effetti sono due chimici di fama mondiale, intenti a perfezionare una loro geniale e terribile invenzione. Un'arma segreta. E la gente deve crederci in vacanza. E mi hai portato con te per rendere la vacanza più credibile. Via. È più piacevole. Quindi io sono il tuo paravento, una pitina del gioco. E mi avevi detto che volevi trascorrere con me la luna di miele che non abbiamo mai avuto grazie alla tua carriera. Hai ragione, mia cara. Ma una cosa non esclude l'altra. Posso darti anche qui una dolce luna di miele. Dolce come quest'aria di Sicilia, odorosa di zagara, come questo cielo incendiato di stelle. Come questo vino di Marsala, così traditore che invita alla follia. Otto, non offendere ancora di più il mio amor proprio. Non accetto elemosine. Vai a follecciare con i tuoi chimici. Elgan, come tuo marito e come colonnello del Terzo Reich. Otto, tu puoi dare ordini quando sei alla testa della tua Panzer Division, ma non qui e non a me. Cosa intendi fare? Prendo la mia roba e vado a dormire nell'altro appartamento, quello al di là del bagno. E non tentare di seguirmi. La vedremo, Elgan. Ma tu guarda quello, in una situazione simile si mette a fare la doccia, lui che la fa solo a Natale. Stai facendo la doccia, Elga? Ascoltami, ti offro di fare la pace. Anzi, te lo ordino! Finio, s'affogò. Sentite quel deficiente quanto rumore fa. Ah.
Giannera, non credevo di essere così sporco. Ma hai capito? Il Cafuer pur dames, a che punto è ridotto. Un giorno o l'altro lo vedrò andare in giro con i bigodini. Ma che schifo. Otto, in amore come in quera tu non ti arrendi, non è vero? Ma con me hai sbagliato. Fero fulmine di guerra, signor colonnello, ma io non mi arrendo. Adesso capisco. Ecco perché mi sfuggiva. Nascondevo un uomo nel mio letto. Helga! Ma chi è? Chi sei? Il deficiente. Ma si è messo a fare voci. Non sei! Prendi! Non sei! Basta! Luce! Lancia questa faccia sporca! Una iena nel mio letto! Attenti! Ai Hitler! Ma tu hai capito? Si infilano nel nostro letto, ci prendono a schiaffi e ci arrestano pure. Non per niente sono tedeschi. Ecco a voi, il pane e l'acqua. Primo, secondo e frutta. Camera, scusa, tu sai niente che intenzionano i tuoi superiori. Dobbiamo stare molto qui dentro. Non per molto. Fino a domani all'alba. Ciccio, sentiste? Domani mattina all'alba siamo liberi, grazie. Tu non capito. Non liberi. Domani all'alba poi... pum pum. Domani all'alba, pupù. Pupù, papà, pepe, ci fucilano. Ci fucilano. E perché non l'ha detto prima che ci fucilano? Come l'ha detto prima? Ci fucilano. Io non credo affatto che quei due sono come voi dite. Credetemi, signor colonnello, sono due anime semplici, due scimoniti. Quando erano ragazzi, sapete come vivevano? Quello grande affittava quello piccolo ai contadini, come spaventapasseri. Ora, figuratevi... Io li conosco dal loro primo vagito. E che vagito? Quello più piccolo aveva la bocca più grande della testa. Mi creda. Cretini sono. Cretini, me ne intendo io. A 6 anni vennero a scuola da me, proprio in quest'aula. Io tentai, ritentai di insegnarli l'alfabeto. Eravamo ancora alla lettera O quando furono chiamati militari. Signor colonnello, scimini sono. Adesso sentiremo il parere del comandante di nostro distaccamento. Oberfeldwebel! Herr Oberst, sind zwei Idioten. Ebbene, no! Nonostante anche mia moglie sia convinta come voi che sono due innocenti minorati psichici, io vi dico di no! Ma l'unica cosa che sanno fare è quella di giocare a bocce. Che questo casomai dimostra proprio il contrario. Anche vostro generale Badoglio gioca a bocce. Nostro capo Himmler gioca a bocce. Il Führer gioca a bocce.
Io stesso ciò qua poce. Appunto. Ci troviamo di fronte a due astuti e scaltri simulatori, addestrati da tempo a crearsi nella vostra comunità la fama di essere innocui. Otto, tu vedi spietto ovunque. Può darsi, cara Helga. Comunque, se questi due individui sono come io sospetto, e lo sono senz'altro, avrò davanti finalmente due avversari degni di me. I tuoi prigionieri. Lo sapete che ci vogliono mettere al muro? Io ci andrei al muro, ma il fatto è che ci sparano pure. Ma chi vi ha detto che sarete condannati? Io vi ho fatto chiamare per scusarmi con voi. Questi vostri esimi concittadini hanno chiarito la vostra situazione. Grazie. Voi siete stati arrestati ingiustamente. Ma allora, errore giustiziario ci fu. E Birbantello ci ha fatto prendere un sacco di paura. Allora lei non è più il nostro nemico. Al contrario, saremo amici. Ci possiamo dare del tu, sì? Siamo amici. E adesso potete tutti andare. Grazie, Hai l'Hitler. Va, scioccone, tu non sei la iena, ma sei l'agnellino di Norimberga. Non ti ho mai visto così accomodante. Hai dunque cambiato idea? No, mia cara. Lasciandoli liberi potremo sorvegliarli da vicino e arrivare a sapere chi muove le loro fila e da dove. E tu mi aiuterai? Accomodatevi, il mio locale è a vostra disposizione. Prego. Cara signora, io sono sprecato in questo paese di primitivi, la borsetta. Come vi dicevo, mi sento una rosa in mezzo dei carciofi. Vi capisco. Forse vi trovereste meglio in una grande metropoli, Londra, New York. L'avete detto. Parlate l'inglese? Beh, mica tanto, so dire qualche parola. Au revoir. Davvero? I trust you have many friends in America, in England. Prosit? Non ho afferrato il concetto. Non avete capito? Io ho capito che voi siete bella, bellissima, specialmente di notte sotto la luna così lunare. Oh, Helga, Helga, se non fossi innamorato di un'altra donna che questa notte devo rapire. Non comprendo. E non potete comprendere, ognuno sa i fatti suoi. Oggi è sabato, giornata di rapimento. Ma lasciamo perdere. E che vogliamo fare, la permanente o la messa in piega? Messa in piega. Voi non amate gli americani? Ma come si fa ad amarli se vanno a bombardare dei galantuomini? E certi carognoni invece. Li aborrite dunque? Sì. Come? Li aborrite. Ah, sì, se il tempo regge bello, il raccolto è buono, la patata ciccia, ma non ho capito l'allusione dell'ultima parola. Li aborrite, odiate, detestate. Ah, di testate, di calce, di pugni, io neri li farei, neri. Da quanto tempo fai il parrucchiere? 15 anni, 2 mesi e 5 giorni. Da tanto tempo, sempre e solo il parrucchiere. Se tutto ciò è vero, e non ne dubito, sarai bravissimo. Gli amici mi chiamano, non per vantarmi, il Paganini del rasoio. Bene, voglio metterti alla prova. 30 secondi. Non capisco. Hai 30 secondi per insaponarmi e radermi. Se sei barbiere da 15 anni devi saperlo fare. 30 secondi e non un graffio. O ti faccio tagliare la testa. Ma dico io, non potremmo escludere questa decapitazione se mi dovesse scivolare casualmente il rasoio. Io sono ancora giovane e poi questa sera devo rapire una ragazza. Poche storie! Guardo orologio. Al via parti. Pronti? Pronti. Via! Yeah.
neanche una scalfitura. Sei un parpiere. Pardon? À la servition. Au revoir, visione notturna. Sono proprio due cretini. Lo sono troppo, mia cara, e ciò conferma i miei sospetti che fingano. Lo sono troppo. Ecco, wollen Sie? Dove tu vuoi andare? Io, dalla signorina. Ah, sì? I capelli. Capelli? No. Sì. Signorina, padrona, fritere, io, sì. Machen Sie, dass Sie weiterkommen. Sì. Aber schnell. Hi. Da quando in qua Cicciolo Persico manda a fare il servizio a domicilio? Ma non è lui che mi ha mandato. Sono venuto di mia iniziativa. La messa in piega della signorina non è riuscita molto bene e mi è rimasto il rimorso. Prego, prego, signorina. Venga. Effettivamente una giustatina ci voleva. Ma non dicesti che ti piaceva moltissimo? Che ultima moda del continente era? E poi questa mattina li abbiamo aggiustati, no? E voi, scusate, perché avete scelto proprio questa stanza? La camera da letto di una fanciulla? Beh, ve l'ho già detto prima, è perché qua la luce è migliore. Ah, e... Oddio, l'arrosto, come si sta bruciando l'arrosto. Attenzione, ragazzi, Io vado e vengo, avanti e indietro, e senza preavviso. All'intrasatta, come il baleno. Sono venuto solo per rivederla. Scostumato. Davvero? A ovest. Serve un po' d'acqua, vado a prenderla. No, ve la faccio portare. No, vado a prenderla io. Ho visto un pozzo dietro il magazzino. Il pozzo? Ma se abbiamo i rubinetti di là in cucina. Sì, ma lì in cucina c'è la zia e allora preferisco evitarla. Acqua, pozzo, vado. Visto il peccato. È mostruoso. Può contagiare e distruggere. Non c'è dubbio. Si tratta di guerra batteriologica. Criminali. Bisogna agire subito. Stanotte stessa tenterò di fermare l'azione distruttiva. Stanotte tenterà un colpo di mano. Dopodiché dovremo affrettare l'operazione sbarco in Sicilia. Tempestività e decisione impediranno di seminare morte e distruzione. E che cos'è l'apocalisse? Nipote mio, adesso sei arrivato al punto che ti confessi da solo. Abbiate pazienza con me, zio. Sì, ma non è facile. Io non posso dirvi altro, ma abbiate pazienza, ve ne prego. Ne avrò. Non c'è dubbio, sono quelle maledette voci fantasma. Si trovano nella nostra zona. Avverta immediatamente il signor colonnello. Avremo bisogno di un mezzo mobile munito di radiogoniometro. E anche di un plotone di esecuzione.
Snornuk. Jawohl, alle Snornuk. Major Schulz und Hauptmann Ebner. Jawohl, Herr Major. Mi pareva che lo facevate apposta a prendere tutte quelle buche. Mi fanno male tutte le guance di dietro. Ti vuoi fare sentire dalle sentinelle tedesche? Nasconda la bicicletta. Ma che fai, imbecille? È una bicicletta squillo. Io ti strozzo. Sono emozionatissimo. Con te ci hai già rimesso i baffi. Che ci devo rimettere anche la pelle, vero? Accidente a me quando ho accettato di farti il ruffiano. Ma ricordati che la prima fesseria che fai, taglio la corda e me ne vado, e ti lascio solo nei pasticci. Ora vieni, fai silenzio e non ti emozionare. È come rubare una pecora, amonino. Sì, andiamo. Ecco la casa della mia Rosina. A pian terreno c'è la finestra della sua stanza. Rosina, tra poco sarai mia sposa. Tra poco sarà vedova se non la smette, cretinissimo individuo. Qua siamo troppo alla scoperto. Vieni. Di là è più facile avanzare senza essere visto. Vieni, vieni, pecorella tenerella, dentro al sacco del tuo lupo, vieni. Sono qui, vieni. Mi arrendo. Non sparare, camera. Nix sparare. Essere equivoco. Non fucilare, Bitter. Io, grande amico del colonnello Iena. Disgraziato, deficiente. Ma che state facendo? E guarda quest'altro. Ma che schifezza di rapimento è? Tu che ci fai qui? E io rapo. E tu? Io t'ammazzo. E io vi ammazzo a tutte e due se non la finite. Ora si rapirà la ragazza tutta insieme. E a cose fatte sarà lei a decidere chi di voi dovrà sposarlo. Capito? Sì. E silenzio. Zitto. Non una parola di più. Zitto, zitto, zitto. Ma vai, sì, vai. Thank you.
qualche sferedoso mi tirò una tedescata. O è svenuto o è morto. Morto, mamma mia, un tedesco morto. Aiuto, aiuto, non sono stato io. Un tedesco morto, morto, aiuto. Non gridare, non gridare. Non gridare. Mamma mia, ma dove vanno? Non ci lasciate? Che fanno? Allo! Allo! Alle Hausmittel! Allo! 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 Di qua! Io faccio finta di niente. Qui ci sono due posti. Vieni! Vieni, vieni! Dove andiamo? Dove vai? Che giochiamo a giro tondo, vieni! Non ho tempo di spiegarle. Lì fuori vogliono uccidermi. Mi aiuti. Mi salvi. Ma io... Avvenne pace santissima. Uno spia è entrato qui. Spia? Ma quale spia? Fuori. Fuori dalla camera di mia nipote. Qua non c'è nessuno. Via. Vegliacchi. Via. Barbari. Gli americani non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Oh. Donna Maruzza, le spiegherò tutto. Io sono americano. Oh no. Zia. Mi aiuti. Ma no. Presto, per favore. Ma non c'è un solaio o una cantina. Non devono prendermi. Di qua, possiamo andare di qua. Via libera, si salvi chi può. Io mi salvo. Corri. Via, si salve qua. Dove vai? Guarda. Mamma mia! Tornano indietro, ci vedranno! Dove andiamo? Lassù! Sì, sì, in quella finestra, sì! Fammi passare! Vai! Fammi passare, i tedeschi mi spingono! Dai! Vai piano! Zitto! Dai! La mia rosina, io vado. Che vuoi fare? Come che faccio? L'arrapo, se non l'arrapo ora, quando l'arrapo? Scusami. Eccola lì. Oh, rosina. Oh, come ti permetti? Vuoi fare? Vai, perdiamola. Aiutami a inzaccarla. Ecco, con dolcezza. Si sta svegliando l'angelo mio. Angelo nostro, vorrei dire. A te la carne insaccata, ti fa male, te lo disse pure il dottore. Su, sbrigati, andiamo. Ma che... La porto io. Sì. Sta attento a non fare dei trucchi, eh? Sì. Che leggera. Sembra una piuma. Andiamo. Come magari? Un tedesco. Andiamo. Vai. I tedeschi. Dove sono? Antisonorato!
Miserabile, traditore, ladro! Guai a te se tocchi con il tuo sporco dito quel giglio immacolato! Apri! Apri! Io non mi muovo di qua! E quando esci, la faccio! Bella tra le belle! Ti chiedo umilmente perdono, ma fu l'amore che mi spinse a questo rapo! Ed ora esci dal sacco, ti ridarò la tua libertà! Capisco, sei timida e non vuoi affrontare questa faccia. Non hai tutti i torti, ma ti ci abituerai, verrai. Sì, amore mio, e ora entrerò io nel tuo sacco e ci insaccheremo per tutta la vita. Eccomi a te, mia silfide. Bacio. I baffi! Aiuto! Che schifo! Un bruto! Sei bella tu! Ciccio! Aiuto! Ciccio! Ciccio! E il primo di persona ci fu la vecchiazza a rapì! Delinquenti! Satiri! Mandrilli! Dove fai? Attenda i miei piedini! Oddio! Che sta succedendo? Che è successo? Eh? Ciccio. Franco. Sì, sono qui. Franco! Sono qui, al primo piano. Ciccio, qualcuno ha sparato. Aiutami, Ciccio. Aiutami, portami fuori da questa borgia. Signor Podestà, due sabotatori hanno fatto saltare in aria una cosa molto importante. Se i criminali sono i due che penso io, vi riterrò il loro complice. Ma non capisco, signor colonnello, ma che cosa è successo? Non lo so io. I germanici! Rifugiamoci in chiesa! Sì! Ma che fai? Esci! Non vedi che due non ci entriamo? Trovate un altro posto, vai, sbrigati che ci scoprono! Dobrino, voi! Forse qui... Ciccio, non parlare. Ma cosa vogliono questi tettonici da noi? Che cosa importa loro se abbiamo rapato una donna? E poi hai sentito che esplosione? Ci avevano messo l'antifurto. Ciccio, zitto! Ma perché lo dice di fuori? Santi protettori, aiutateci! Aiutateci! Il laboratorio è saltato, il sabotaggio è riuscito. Bravo, Minasi! Ma perché dice aiutateci? Ci sollecita ad affrettare. Signori, il momento tanto atteso è arrivato. Se ci pigliano, ci fucilano! I tedeschi animali sono! Animalacci! Aiutateci! Questa volta non ci sfuggirai, voce fantasma. Ciccio, io non voglio morire così giovane. Sono ancora adolescente. È deficiente, vieni. Vieni, dove c'è sono? Via libera. Liberami! Ein Sender, Herr Oberst. Ma che succede?
Cosa succede, signor Preden? Succede che sarete tutti incriminati per complicità con questi due criminali spie. Ma che ce l'ha con noi? Io non sbaglio mai, Helge. Non sbaglio mai. E ne hai una prova davanti a te. Due cretini, eh? Attentano alla mia vita il giorno del mio arrivo. Si infilano in mia casa per scoprire un importantissimo segreto. Con un'azione di sabotaggio perfettamente studiata fanno saltare in aria la nostra arma più importante. E questi, voi li chiamate cretini? Sono i due più subdoli agenti che scuola di spionaggio abbia mai preparato. Ciccio, sentiste? Ci disse che non siamo cretini. Ma allora è cretino lui? È affare personale. Senta, colonnello Iena, vogliamo ragionare. Basta! La commedia è finita, signori. Sapete cosa vi aspetta? Links vor ein Bier! Links vor ein Bier! Abteilung ein! Portateli qui! Jawohl! Presto, presto, portate via! Presto! Signor colonnello, ecco i due prigionieri. Cooper, vai da Wagen! I don't know it! Per molto tempo vi siete divertiti alle mie spalle, vero? Ora, prima di farvi fucilare, anche io voglio giocare un poco con voi. E se vi deciderete a parlare, a farmi delle confidenze, magari a passare dalla mia parte, chissà, il gioco potrebbe portarvi fortuna. Signor sì! Ma tu hai capito quello che ha detto? No, signore. Allora perché ha detto signor sì? Per educazione. Una piccola partita alle pocce. 12 punti. Io contro voi due. Ragazzo, porta pocce! Ciccio, Mazzalatore vi fa sapere che in una boccia ci mise una bomba. Eh? Una bomba? E dove? No, ferma! Che c'è? In una di queste bocce c'è una bomba. Una bomba? E che mi interessa? Io altro per la testa. E con permesso. Cosa c'è? No, più tardi. No. Allora, siamo pronti? Mi scusi, giocare per giocare, non si potrebbe fare un 3-7 e una scorta? Ora basta! Si comincia. No. 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 Non vorrete mica tentare di scapparvene. Sareste degli ingenui. Quei mitre sono molto precisi. Su, avanti, giocate! Giocate! Detto, tocca a lui. Veramente no, perché il regolamento italiano spiega che bisogna iniziare per ordine d'altezza. Quindi tu, aspettando. Tira tu! No. Sì, vediamo se sei capace di togliere il mio punto. Sarà una bella bocciata. Ma quale bocciata? Io tirerei un tiretto, sì, dolcemente. Sì, sì. Sì, noi la bocciata non la... Non si boccia, non si boccia. Piano, piano, piano. Adesso dovrò togliere di mezzo tuo punto. No, ferma! Cosa, no. Cosa fa lei? Le sembra questa la maniera di bocciare? Bisogna tirare piano, anzi pianissimo, leggerissimo, come se fosse una piuma. Rinunciate a fingervi, cretini. Passate dalla mia parte
e faremo scoppiare la più grossa pompa della storia dei servizi segreti. No, noi non facciamo scoppiare niente. Ma perché lo sa pure vossia della bomba? Ostinati, eh? Volete proprio una medaglia alla memoria? Avete ancora che qualche minuto per pensarci su. Cosa significa questo? Niente, da terra il colpo si vede meglio. E dov'è quell'altro? Sono qui! Venite qui! Volevo vedere se c'era il fondo. Ora toccate. Va bene. Ma cosa fate? Perché andate indietro? È un colpo segreto, è il colpo del gambero. Venite qui! Prego, dopo di te. Tira! Non tirare. E voi sareste due campioni? Siete due schiappe! Due schiappe a noi! Ma come si permette? Non si è mai permesso a nessuno! Io sono un campione! La mia bocciata è conosciuta in tutta la Sicilia e viene cantata pure sulla chitarra. Vi faccio vedere io se sono una scappa. No, levati, io tiro, levati. La bomba. Ecco, tiro. Olè. Ciccio, che feci? Si è emozionato. È successo qualcosa? No. Basta! Mi avete seccato! Sono stato fin troppo paziente con voi! Basta! Basta! Ma allora non c'era nessuna bomba! Ma tu hai capito? Non ti puoi fidare di nessuno! E così siamo rimasti cornuti e mazziati. Già. Scappa! Andiamo! Di là. Continuano a perserlo! Continuano a perserlo! Venite! Massaro Dore, siamo fuggiati! Pigliate, buona fortuna, grazie, picciò! Grazie! Fammi salire! Vai! Ma perché non va? Ma che fai? Al contrario! Passa avanti, vai! Sì. Vai! Ci sei! Vai! Ma che fai? Me lasci qui! Sale! Pedala! I tedeschi ci cannoneggiano! Esagerate!
Trasmetti al comando della quarta divisione, quella che punta su Santa Rosalia, che agguantino immediatamente i due scienziati tedeschi criminali di guerra e siano messi in condizioni di non nuocere. Sì, signore. Trasmetti che indossano uniformi della SS e portano sul petto il fregio dell'arma chimica. Via, accelera, vuoi farci prendere? Neanche il tempo di toglierci questi uniformi. Mani in alto! Scendete giù! Giù! Non abbiate paura, eh? Se ci darete le vostre divise, non vi faremo del male. Nine! Va bene, signori, noi a fare troppa paura per difenderci, noi tare a voi nostre gloriose uniformi. Vi preghiamo però umilmente di non mandare noi in giro nudi. Date a noi i vostri abiti. Va bene, bel tedescone, non ti mettere a piangere, ti daremo la nostra roba. Ma che ci interessa tanto, la dovevamo buttare. Possiamo andare ora, signori? Sì. Prego, di qua. Rouse, Rouse! Arrivederci. Anche a ripeterci. Telefunken! È proprio vero che affrontati faccia a faccia sono dei conigli. Hai ragione. Ciccio, hai avuto una bella idea. Travestiti così, le pattuglie non ci riconosceranno e magari ci faranno il saluto. E così possiamo tornare in paese indisturbati. Prendiamo il bicicletton. Dai, svelto! Ma accidenta sto berretto! Però questi tedeschi che testoni! Ci sei? Sì, vai. Andiamo! Via! Mi pare di vedere un posto di blocco, ma non so quanti tedeschi ci sono. Ora le sbatteremo tutte sull'attente, vedrai che divertimento. Ferma, ferma. Janus Knights! Attacknights, Mozzi Knights! In Taikins in the Wachis Kruzemanai in the Tagainet! In scroin te blacin in rognen, ein. Ok, paesà. I criminali di guerra ne avemmo conosciuti. Ma nessuno sputerate come a voi. Equivoco, ce fu, ma questi che sono? Siete regolari. Prepariamoci a fare una bella fucilazione, ne? Ma che fanno? Mi schiaffo dentro a tutti, eh! Sono brutto e mi tirano le pietre! Mi vesto tedesco e mi tirano le pietre! Ma che giochiamo? Caro capitano, sono veramente contento di riavervi di nuovo fra noi. Grazie, signor generale. Anch'io sentivo la nostalgia del reparto. Ma che succede? Sono due schifosissimi criminali di guerra. Volevano scatenare la guerra batteriologica. Quelli? Ma no, non sono loro. Quelli sono due cretini, ma anche due eroi, signor generale. Questa medaglia avreste dovuto darla a loro. Furono loro a far saltare in aria il laboratorio dei chimici tedeschi. Ma come? Non avete letto il mio rapporto? Sono due eroi. Ciccio e Franco Lo Persico, due criminali di guerra. Hai.
Lasciamo le mani, buon Caloncio. Ci avete fatto chiamare. E in che cosa possiamo esservi utili? Ora che la guerra è finita, la gente viene di nuovo da me per le questioni d'onore. Bene, mi è stato richiesto di far rispettare un debito d'onore, ragazzi miei. Debito d'onore? Scusate, che c'entriamo noi? Vi siete già dimenticati che un giorno tentaste un certo rapimento? Bene, siccome la voce è circolata, la picciotta è fortemente compromessa e perciò... La picciotta, dobbiamo riparare. Sposare Rosina, quando? Don Calogero Marazzo non ha tempo da perdere. La cosa subito se deve fare. La Vergine è già in chiesa. A volenne, picciotti. Largo, largo. Pronte siamo. Fate avanzare la signorina. Ditele che i due individui qua sono. Sì, fatelo avanzare. Scusate, Don Calogero, voglio sperare che lo sposo sono io e non lui, sennò che facciamo? La bella e la bestia. Ma come ti permetti? Io ti do una coltellata. Sarà la signorina a decidere. Un colpo al cuore. Bellezza, bellissima! Mia dolce Rosina, scegliete me. Sono alto, aetante e ricco, perché gli americani mi hanno dato un premio di $10,000. E a me no, non gli date retta, Rosina. Sposate me. Sì, io non sarò raffinato, però una bellezza mascolina e selvatica. Sposatemi. Allora, signorina? Tutte e due mi piacciono. Ma come tutte e due? Ebbene, c'è un proverbio che dice: chi non risica non rosica. Vi avrà chi vi comprometterà di più. E io vi bacio pubblicamente. Mi oppongo. Don Calogero, intervenite. Tradimento!